Buongiorno, oggi è il 31 dicembre 2022 e stiamo andando incontro a un altro nuovo nuovo ed è così meraviglioso ricevere una lettera dal fratello Joseph Branham da Jeffersonville, Indiana. Qui è il fratello Joseph Branham. Cara sposa diretta alla terra promessa, cosa accadrà in questo nuovo anno? La sposa si è preparata rimanendo con la parola. Abbiamo preso la comunione, applicato il segno alla nostra casa e ci siamo suggellati con la vera parola rivendicata. Non siamo scesi a compromessi, ma ci siamo mantenuti vergini verso la vera voce di Dio. Che tempo glorioso in cui viviamo. È un tempo che tutti i profeti desideravano vedere. Proprio quest'ora sappiamo tramite la natura che la Chiesa si sta preparando a partire. Le ultime ore conclusive si stanno avvicinando e stiamo sfumando rapidamente nell'eternità. Dobbiamo rimanere in linea e tenere d'occhio la via che Dio ha provveduto per il nostro giorno, la sua parola, il suo profeta, che è la parola per il nostro giorno. Come portò Cristo qui? Tramite la parola dei profeti. È giusto questo? Come porterà qui la sua sposa? Tramite la parola dei profeti. Cosa si può fare? Cosa bisogna fare? Egli ci ha detto cosa dobbiamo fare: consultare il profeta, la Bibbia, dove non possiamo aggiungere né togliere da essa. Se lo facciamo, Dio ci toglie dal libro della vita. L'ora è troppo tarda. Dobbiamo essere nella sua perfetta volontà per essere la sua sposa. Non vogliamo mai fare un servizio a Dio senza che sia la sua volontà. Per quanto possa sembrare bello, Dio ha promesso come l'avrebbe fatto oggi. Dio l'ha detto proprio qui, nella sua parola, come l'avrebbe fatto. Come prenderà egli la sua sposa? Tramite la parola, non tramite un nuovo carro, non tramite l'idea di qualche teologo, ma egli la identificherà secondo la sua parola. Ora, non inserite alcuna cosa in essa, né togliete niente da essa, lasciatela com'è, vedete? Per alcune persone può essere così confuso perché ci sono così tanti profeti unti che dicono qual è la volontà del Signore per oggi. Dicono è sbagliato ascoltare i nastri in chiesa. Il fratello Branham non ha mai detto questo. Il ministero adesso è più importante e della via provveduta da Dio per oggi. E rimanete con il vostro pastore. Quindi va bene ascoltare i nastri, ma non in chiesa. Non dobbiamo credere a ogni parola sui nastri, ma solo a ciò che lo Spirito Santo ci dice di essere e non essere la parola. Ascoltare il ministero perfezionerà la sposa. Se non resto col mio pastore, non posso entrare. Non posso essere la sposa? Se ascolto solo i nastri, sono fuori dalla perfetta volontà di Dio? Ogni credente vuole fare ciò che è giusto ed essere nella perfetta volontà di Dio. Nessuno vuole agire male o essere nella sua volontà permissiva. Ci deve essere una via corretta e giusta. Quali ministri? Dobbiamo ascoltare tutti, dobbiamo controllare. Ascoltando i nastri, quello che dicono essere la parola, quando torniamo a casa, dobbiamo fidarci della loro parola. Qual è la salute allora? La parola del nostro pastore? O ciò che il fratello Branham ha mai detto sul nastro? Loro devono predicare la parola. Amen.
Devono tenere la parola davanti al popolo, amen, ma non devono prendere il posto del profeta di Dio. Loro non sono più importanti della voce di Dio rivendicata. Possono solo dire quello che c'è sui nastri. Quello è l'assoluto della sposa. Qui voce di Dio rivendicata, possono dire quello che c'è sui nastri. Questa è l'assoluta sposa. Ecco le cinque necessità. Deve essere in quel modo, il suo tempo, la sua stagione, quando egli disse che sarebbe avvenuto, è l'uomo che gli è scelto e deve venire dal profeta. Il profeta deve essere un profeta rivendicato. Non sto cercando di condannare il ministero, dire che non hanno un posto, Dio non voglia, sto solo dicendo che far ascoltare alle persone la voce di Dio sui nastri è la cosa più importante che il ministero possa fare. Tutto ciò che dico io, o che dice un ministro, o anche un membro laico, deve essere parola per parola ciò che ha detto il profeta di Dio. Mi dispiace che vi arrabbiate con me e pensiate che io sia contro il vostro pastore. Questo non è nel mio cuore. Voglio solo che la sposa si unisca insieme con l'unica cosa attorno alla quale possiamo unirci, questo messaggio. In un tempo di tanta divisione, confusione, differenze tra le persone, credo che questo messaggio che ascolteremo domenica sia uno dei messaggi più importanti del nostro giorno. Apriamo i nostri cuori e vediamo cosa Dio sta dicendo alla Chiesa, alle persone sui nastri o alle persone in collegamento in tutte le nazioni. Prima di entrare, di poter entrare nella terra promessa, dobbiamo fare qualcosa. La voce di Dio vuole che ascoltiamo molto attentamente e che non manchiamo di capire ciò che Egli sta dicendo. Ha detto proprio come quando Mosè parlava a Israele, dopo essere stato rivendicato da Dio dalla colonna di fuoco, e sapeva di essere stato confermato il servitore di Dio per condurlo fuori. Ma prima che entrassero nel paese, egli disse loro: io chiamo il cielo e la terra a testimoniare contro di voi. Se vi aggiungete una cosa o togliete una parola da ciò, così dico io, nel nome di Gesù Cristo, non aggiungete niente, non togliete niente, non mettete le vostre idee in ciò, dite solo quello che è stato detto sui nastri, fate proprio esattamente ciò che il Signore Dio ha comandato di fare, non aggiungete a ciò. Quello è il nostro Signore Dio che ci comanda di dire solo quello che è stato detto sui nastri. Non possiamo aggiungere, togliere, inserire le nostre idee, i nostri pensieri. O la nostra interpretazione. Solamente dire ciò che è stato detto sui nastri. Se credete che queste parole pronunciate dal profeta di Dio rivendicato siano verità, allora come può premere play non essere la cosa più importante che la sposa possa fare? Come lo identificò quando venne? Tramite un uomo, con lo spirito di Elia su di sé, uscito dal deserto. Come identificherà la sua sposa? Egli promise la stessa cosa in Malachia 4, prima di distruggere la terra, come avvenne ai giorni di Sodoma. Cara sposa della terra promessa, voi avete la vera rivelazione. Voi siete nella perfetta volontà di Dio. Avete riconosciuto chi siete. Siete nel programma di Dio premendo play.
Siete la parola. Siete parte dello sposo. Gloria! Che modo di iniziare il nuovo anno? La sposa riunita insieme seguendo il comando di Dio, premendo play. Venite con noi a prepararvi per il rapimento domenica alle 12, ora di Jeffersonville. Quando ascolteremo 65-07-18M, cercare di fare a Dio un servizio senza che sia la volontà di Dio. Fratello Joseph Branham. Scritture da leggere prima dell'ascolto del messaggio. Deuteronomio capitolo 4 versetto da 1 a 4, che Deuteronomio capitolo 4 versetto 25 e 26, Primo Cronache capitolo 13, Primo Cronache capitolo 15 versetto 15, Salmi capitolo 22, San Marco capitolo 7 versetto 7, Gioele capitolo 2 versetto 28, Amos capitolo 3 versetto 7, Malachia capitolo 3, San Matteo capitolo 11 versetto da 1 a 15, Primo Corinzi capitolo 13 versetto 1. Questo conclude la lettera del fratello Joseph Branham. Fino alla prossima volta, Dio vi benedica e shalom. www.branhamtabernacle.org www.svfellowship.info